Buon pomeriggio, No Frills 2015, Nicoletta Sommagui da Viaggi. Intervistiamo John Alborante, che è il Sales and Marketing Manager per Italia, Croazia e Grecia di Ryanair. Allora, l'ultima dichiarazione di O'Leary è stata piuttosto scioccante per noi. Si starebbe lavorando al lancio di una divisione Holidays e l'idea sarebbe fornire un pacchetto di servizi completi sul vostro sito. Abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Si è citato TripAdvisor tra i partner possibili. Possiamo dire qualcos'altro per completare il quadro che abbiamo già abbastanza scioccante? Allora, diciamo che Michael O'Leary, durante la conferenza stampa che abbiamo avuto a Bergamo, ha annunciato, ha parlato di questa opportunità con Ryanair. Non abbiamo ancora informazioni aggiuntive su questa cosa, è una cosa abbastanza nuova. Possiamo solo dire che dal 29 di settembre avremo il lancio del nostro nuovo sito, dove ci saranno nuove opportunità e nuove informazioni dentro, quindi i clienti potranno avere maggiormente informazioni e più servizi. Non voglio dare indiscrezioni anticipate, sennò poi non sarà più un lancio sorpresa al 29. Non abbiamo assolutamente ancora, non parleremo ancora di Ryanair Holidays, però sicuramente parliamo di servizi più ampi. Probabilmente tra non molto ci sarà anche questo accordo con TripAdvisor per poi dare informazioni ai nostri turisti che vogliono uscire da destinazione, quindi non solo una pagina descrittiva semplice sul nostro sito, ma un link magari su TripAdvisor, informazioni pratiche, via dicendo. Cioè, vogliamo continuare a migliorare quello che è il nostro servizio ai clienti e sicuramente lo sviluppo in questa destinazione è fondamentale. All'interno dei nuovi sviluppi e quindi servizi ancillari, che sono poi quelli che garantiscono marginalità maggiori, avete in programma il lancio di nuove idee? Ma le nuove idee ci sia sono per sempre. Per il business travel che per il viaggiatore leisure. Ma, diciamo, per il business travel un'idea che, su cui stiamo lavorando, che si parla da molto tempo anche all'esterno, è questo discorso magari di carnet di biglietti di viaggio. Potrebbe essere una cosa interessante. Abbiamo parecchie rotte ad alta densità, ad alta frequenza, e quindi a questo punto qua creare anche queste opportunità. Si parlava, non è una cosa che verrà a breve, ma vedremo un attimino in futuro, di una qualche carta di fidelizzazione, una fidelity card, o diremmo, vogliamo chiamare in altro modo. Non solo per il corporate, andiamo a vedere il leisure piuttosto che qualsiasi viaggiatore, stiamo valutando, e ci sarà anche il paese pilota che dovrebbe essere la Spagna, valutando l'opportunità di avere animali a bordo, cosa che non abbiamo mai fatto sino ad oggi. Quindi esatto, posso dire che ci sono tante novità e bisogna solo avere pazienza e il tempo per aspettare che arrivino. Ci dai una tempistica? Diciamo che l'anno prossimo sarà un anno molto importante per tante novità. Già il sito nuovo a fine anno, adesso a fine mese, scusate, il sito nuovo di fine mese sarà già una svolta rispetto a quello vecchio, con tante informazioni in più. E poi su questo nuovo sito si potrà lavorare molto di più per poter inserire sempre di più.